aprire la finestra ogni mattina e dire che vero. Adesso un po' mi deprime gli ultimi anni qua, vabbè, sarei da sto casino, si diceva bene. Io lo dico sempre a lui, non so se riusciremo a passare indenni da un posto all'altro. È quello che mi fa più paura. La paura di non riuscire a dimenticare il posto. Noi abbiamo vissuto bene. Hai lavorato una vita per niente. Le ferie non l'ho mai viste. Sabato, domenica, lavorare. Domenica forse a messa se andava bene. Ti senti proprio soffocare dopo ti senti soffocare. Dobbiamo andare avanti lo stesso perché non puoi farti vedere che sei proprio abbattuto, perché altrimenti gli altri ti prendono in giro. E devi andare via. Io ho detto quando butto giù i capannoni tu vedrai il disastro. Parto, vado via. Vado via per non vedere. Guarda che comunque è durissima, perché quando pianti una piantina fuori, abbiamo piantato la magnolia che è qua fuori, che è più alta della casa e che l'abbiamo anche potata. L'abbiamo piantata, era grande come lei. Era grande come lei. Cioè, capisci tu? Il marciapiede non c'era. Col carrellino lei spingeva il cemento, un carrellino carico di cemento. Lei che pesava 40 kg loro. Queste sono cose che non puoi dimenticare. Secondo me non le devi dimenticare.